Salve, spero non faccia troppo freddo nella bellissima città di Gubbio. Sono Paolo Nespoli, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea e vi mando questo video messaggio dall'orbita bassa terrestre, dove a bordo della Stazione Spaziale Internazionale vivo e lavoro per la missione Vita dell'Agenzia Spaziale Italiana. Dallo spazio un saluto al sindaco della città di Gubbio, alle autorità presenti e a tutti gli ospiti. Un saluto particolare al gruppo degli alberaioli che per la 37esima volta ha ricamato la sagoma multicolore da record che tra poco illuminerà le pendici del Monte Engino. Lavorare e vivere nello spazio è un'esperienza incredibile. Innanzitutto, appena arrivi, devi reimparare i movimenti e le abitudini quotidiane, in quanto in un mondo senza gravità la maggior parte delle cose semplici sono assurdamente complicate, mentre altre, impossibili, diventano realtà quotidiana. Poi ti devi confrontare con le attività giornaliere, attività che senza tregua si incalzano l'una dietro l'altra e che in rapida successione ti vedono a turno cavia, scienziato, elettricista e persino idraulico spaziale. Il tutto per cercare di proiettare la razza umana verso il futuro e contribuire a rendere migliore per tutti la vita sulla Terra. Questa avventura nello spazio è anche la dimostrazione che quando si lavora insieme si riescono a raggiungere traguardi inaspettati che mai avremmo osato sfidare come singoli individui. Questo vale anche per il vostro albero di Natale, l'albero di Natale più grande del mondo, costruito con maestria dal gruppo degli alberaioli. Sono certo che le migliaia di luci che si accenderanno tra poco vi riempiranno di ammirazione e stupore. E vi confesso che per quanto bello e appagante sia essere nello spazio, questa sera mi sarebbe veramente piaciuto passarla con voi e godermi lo spettacolo. Un abbraccio spaziale a tutti e un caro augurio di buone feste e buon Natale. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ecco la magia dell'albero di Natale più grande del mondo.